quasi, perché qua il mio telefono non prende. Ah sì? E non hai canzoni dentro il telefono? Che ne so, non io voglio anche queste cose. Devi scaricarti le prime. Cinque, sì. Le cose, E poi cosa c'è? Il calendario Notav, 5 euro. Tu hai CD? No. Lei è l'attrice principale del video, cioè, ma adesso... Genialmente pensato in niente. Dove è tutto social ormai? Io la sera... Come la televisione. Senza nessuno che viene ci spiega per bene cosa ne fa del nostro dolore. Ride, ci spera, si lotto, si vede un figlio morì. Vi siete dimenticati di Gabri? No. Avremo poi anche il collettivo delle mamme in piazza per la libertà di dissenso. Che ci sono o non ci sono, arriveranno? Forse sì. Ciao, tu sei? Come corri? Siamo un po' rotti nel viaggio. Quindi vi lascio con un meraviglioso messaggio filosofico. Pensate ai traguardi che avete raggiunto. Questo è quello della Limedia, diciamo. Hai visto una radio senza pubblicità? Salvini, arrenditi! Spesso il bene di vivere ho incontrato e la ragazza che a un tratto m'abbraccia premendo sul mio petto la sua faccia e la donna che dopo una tristezza solleva il viso schiarito in un sorriso e la bellezza di un'ombra che percorre una scarpata è un ricordo che affiora da una storia perduta. È un soleggiare che tutto ricolora. Spesso il bene di vivere ho incontrato. E spesso il male, certo, ma di questo si è già troppo parlato. Passiamo un'altra notte, sveglia presto pensando a guai.
dei preparatori, ma è stato carico di un primitivo di produrre a 18 gradi, per sostenere la nostra causa, con un piccolo po' di fiume, che è la stessa giorno, versione però per favore di arrivare in ristorante, noi per proprio l'integrazione abbiamo avviato questo vino del sud a una ricerca spaziale del nord, di fiume un po' particolare, buonissimo, che siamo lo stesso giorno, probabilmente anche dalla stessa persona. Davide. Quei quattro ore
sentirci inutili. O sei nella tribù dell'attivo a colori o sei tagliato fuori. Fin troppo semplice sentirsi miseri. Io sono ricco e non si vede, non ho mai leccato nessun piede. Inizio a non sentirmi bene, dovrei gridare di più, ma star zitto forse conviene, mi guadagno un posto lassù. China è la posa, la natica schiusa, mi scappa una prosa, ma rime non sprecate. Già, fin troppo facile sentirci inutili. O sei nella tribù dell'attivo a colori o sei tagliato fuori. Fin troppo semplice sentirsi miseri. Io sono ricco e non si vede, non ho mai leccato nessun piede. Facile sentirsi inutili. O sei nella tribù dell'attivo a colori o sei tagliato fuori. Fin troppo semplice sentirsi miseri. Io sono ricco e non si vede, non ho mai leccato. Quanti siete? Nessun piede.
saremo vivi. Che ci hanno odiato, ci hanno usato, ci hanno tolto tutto e siamo ancora vivi. Grazie. Grazie mille. Soprattutto letteratura, un collega che viene da Belluno, adesso vediamo se svelerà il suo accento bellunese, che ci porta la segnalazione di un bellissimo libro che è invece stato edito qui da Miraggi a Torino, perché noi siamo un grande centro d'avanguardia culturale, giustamente, e quindi adesso ascoltiamo questo blitz, questo raid, questo, come si direbbe, un attentato di terrorismo culturale, mordi e fuggi, Massimo Anania. Buonasera. Preparane due anche per me, per piacere. Chiedi qualcuno alle tue spalle. Ti giri e ti trovi davanti una musa uscita da un fumetto di Milo Manara. Hai la vista annebbiata, ma sei sicuro che a parlare siano state due gambe scolpite, infilate in stivaletti al ginocchio con tacco 12. Due seni generosi sembrano voler esplodere da un momento all'altro da quel vestito troppo stretto per contenere tanta abbondanza. Siediti, dici mentre lo stomaco ti manda segnali acidi che speri di rimandare indietro con la medicina che stai preparando. Quando si siede, noti che i capelli neri e ricci le scendono sulle spalle, incorniciando un viso sul quale due perle azzurre sembrano frammenti di cielo. Sarebbe perfetta se non fosse per quella voce quasi mascolina. Chi se ne frega, pensi. Prepari quattro strisce e le porgi lo specchio con la mano destra mentre quella sinistra ti sorregge la testa. Vi imbottite il naso, poi le insiste per andare a ballare. Non hai voglia, ma ti alzi sotto la spinta della benzina bianca e la segui fino a bordo pista. La guardi dimenarsi, con le braccia al cielo e l'occhio si incastra tra le due tette strizzate l'una contro l'altra. Poi allarga le gambe e si abbassa roteando il culo, che arriva quasi a toccare terra. Tutta la scena è fatta di fotogrammi brevi, una mitragliata di carne danzante che le luci ti sbattono addosso mentre qualcosa dentro i pantaloni sta prendendo più spazio e strilla perché sta stretto. Le prendi per mano e la porti via, ma non sai dove andare. Vi ritrovate al bar e ordinate altri due distillati che solo la polvere che ti riempie il naso ti permette di reggere ancora. Prendi il bicchiere, fai un sorso e capisci che non riuscirai mai a finirlo tutto. Lo posi sul bancone, stavolta è lei a prenderti per mano e trascinarti come un Rottweiler che non va a passeggio da una settimana. Attraversate la discoteca come se rincorsi da qualcuno, uscite nel corridoio e svoltate verso le scale che lei sale a due a due trascinandoti come una valigia con le rotelle difettose. Arrivato a un lungo corridoio con una fila di porte sulla destra e una a sinistra. Tra un accesso e l'altro ci sono dei vasi contenenti dei fiori secchi e una passerella rossa estesa per tutta la lunghezza del passaggio. Entrate in una stanza a caso e trovate una donna vestita di pelle che sta frustando un uomo in ginocchio sul pavimento. Alla seconda porta trovate due che ci danno dentro come indemoniati, mentre al terzo tentativo un uomo se la spassa con due donne e vi invita a unirvi a loro. Correte in fondo al corridoio e provate con l'ultima porta a destra. Non c'è nessuno e lei ti spinge dentro con entrambe le mani. Entrate e non fai in tempo a chiudere la chiave, che lei ti ha già infilato la lingua in bocca e ti sta sbottonando i jeans. Si inginocchia davanti a te, ti sfila i pantaloni e ti lavora con tanta foga che le dici di fare piano diverse volte. La tiri su per le braccia e la spinge sul letto mentre si abbassa il vestito fino alla vita. In qualche modo le togli il reggiseno e ti aggrappi bocca e mani a quelle tette tonde e dure. Poi lasci correre la mano su un fianco e le strizzi una chiappa. La senti gemere, allunghi la mano sulla sua coscia fino all'estensione massima del tuo braccio e poi risali verso l'alto in cerca del tuo angolo di gioia profonda. Ma quello che ti trovi tra le mani non è quello che ti aspetti. Ti alzi di scatto, la guardi e resti imbalsamato di fronte al suo corpo nudo. «Sei un uomo!» urli. Non risponde e tu gli sputi in faccia. «Che schifo, ma che cazzo fai?» «Non mi sembravi dispiaciuto poco fa?» risponde tirandosi su e appoggiandosi allo schienale del letto. Bastardo, gli salti addosso, gli tiri un pugno e lo guardi stramazzare a terra. Scendi dal letto e cominci a prenderlo a calci, ma ti fanno male i piedi e ti fermi. Ti guardi intorno e l'unica cosa che trovi è una lampada. La afferri con due mani e gliela tiri con tutta la forza che hai sulla testa. La lampada si rompe e lui rotola sotto il letto. Ci sono schizzi di sangue ovunque e gliene daresti ancora, ma l'adrenalina lascia campo alla paura e ti giri verso la porta per assicurarti che non sia arrivato nessuno.
ti infili i jeans, mentre il travestito comincia a strillare e a chiamare aiuto. Ti avvicini al letto e lui si allontana, mentre le mani davanti alla faccia coperte di sangue e ti guarda con l'unico occhio che riesce a tenere aperto. Grida aiuto ancora una volta e giuro che ti ammazzo, minacci. Ti alzi, togli la chiave dalla toppa, spegni la luce, esci e lo chiudi dentro. Premi sulla maniglia e provi a spingere la porta per assicurarti che sia chiusa. Poi attraversi il corridoio, scendi le scale e vai a infilarti nel naso due righe di lassativo per metti ingombre. Il protagonista del romanzo fuggirà a lungo, credendo di averla combinata grossa, in realtà è vittima di un raggiro che scoprirete solo alla fine. Il libro è in tutte le librerie, io vi ringrazio e vi lascio col balconcino. Buonasera! Del concettino da balconcino della sua origine, perché è nato così in questa nostra epoca sciagurata dove tantissimi artisti fanno l'anticamera dinanzi agli uffici degli importanti manager, produttori, che ne so, per offrire prestazioni sessuali in cambio di vantaggi professionali. Questo gruppo ha scelto così anche controcorrente. Oggi basta uscire con la chitarra su un balcone a sentirsi rivoluzionario e quindi approfittiamo. Saranno con noi Paolo Rigotto dallo studio Freak One, storico batterista di Freak Anthony. Paolo Rigotto, per voi questa bellissima l'ultima domenica. Michelangelo Tommaso al basso, ragazzo espulso da due università perché ne sapeva più dei professori, e i professori lo hanno ammesso. È donna di questa città, la regina assoluta dei balconi d'Italia, Spagna! Poiché difficile è la vita dei manager di oggi. Il mercato è spietato. Pesce grande mangia pesce piccolo. Per diventare qualcuno quasi sempre ci vuole la morte di qualcuno. Il manager vive la vita senza faccia, senza cuore, sempre solo, come un cane milanese. Un uomo fidi un altro.
suoi e sulla sua se l'attaccò. Prese il mantello, il panciotto e il cappello, dal dito medio un rubino nero, dal taschino un sigaro straniero. L'uomo aggredito al popolo gridò: al ladro, fermatelo! Il dito sul signore puntò e vide se stesso riflesso. Rimase solo, poggiato al cancello, uomo senza faccia e senza... Uscendo, mio marito mi ha dato questa lettera, mi ha detto: prenditi il piacere di leggerla. L'ha scritta il mio amico imprenditore che ha fatto fortuna. E quindi andiamo a leggere questa lettera, chissà che cosa dice, che se l'è presa così tanto. Comunque, Dia, anche quest'anno sono riuscito a non pagare le tasse dovute e i famosi contributi. E quando ho potuto, parecchi miei sottoposti hanno anche lavorato in nero. Sono stato bravo, ho sfruttato quanto mi era possibile, anche perché ho uno splendido commercialista e un grandissimo avvocato. Tu sai che sono tanti anni che seguo questa strada. Le scelte politiche mi hanno sempre aiutato, tra il falso in bilancio cancellato ed altre piccole cosine, ad esempio la giustizia con le varie lunghezze e prescrizioni, mi hanno dato una grande mano nel mio progetto. Quale progetto? Quello di fare tanti soldi, da farli uscire dagli occhi. Ricordi? Te ne parlavo quando eravamo piccoli. Ti dicevo sempre: io tanti tanti soldi, tanto tanto potere. È un sogno che sto raggiungendo, sai? Ho sfruttato ogni persona, ogni cosa utile allo scopo. Sono stato falso, ho pagato tangenti, ho usato materiali scadenti. È così che si fa. Lo sai che ero povero come te. Ma ho fatto ogni tipo di cose per essere quello che sono, certo non rispettose né per te né per gli altri, ma quella morale, quell'etica di cui tanto parlano è falsità, è ipocrisia. E poi, ma chi se ne frega? Sai, riesco a fare soldi anche con le onlus, a cui ogni tanto dono un capitale. È necessario farsi vedere buoni, anche se detto tra noi, ogni persona dell'eritta che vedo per la strada la sopprimerei. Fastidiosi, puzzano. Ma tranquillo, me lo riprendo il capitale versato. Ho un mio ragioniere della contabilità dell'associazione che fa in modo che tutto mi ritorni con gli interessi. Ah, non sono scemo io. I miei operai, impiegati e persino dirigenti, sì. Sì, li considero miei, li pago. Ogni cosa che pago è mio e loro sono miei. E quindi se non mi servono più, via. A volte faccio il furbo
e con la scusa della crisi gli abbasso un po' per volta lo stipendio. Loro neanche se ne accorgono, non controllano. Un tempo all'inizio della mia carriera c'è stato un periodo che neanche li pagavo, tanto loro lavoravano lo stesso. Per questo devo ringraziare anche la televisione. Li ha talmente rincoglioniti che non hanno più capacità critica. Pensa, non sognano altro che avere i nostri soldi e il nostro potere. Invidiano la nostra vita da ricchi, ci ammirano e pensano che votando persone che ci rappresentano, rappresentino anche loro. Noi così volevamo e così loro hanno fatto da sempre con i loro voti. È proprio su questa invidia del successo, della ricchezza e del potere che riusciamo a togliergli l'orgoglio, la voglia di lottare, a togliergli ogni possibilità di sogno, abbruttendoli con i sacrifici e condizionando il loro cervello ad avere paura di tutto ciò che è diverso. Sì, siamo stati bravi, li abbiamo omologati tutti e pensa che loro continuano a sognare di poter diventare come noi. È proprio una cosa da ridere. Ah, ma lo sai che a me non interessa niente di loro? Loro sono miei. Se voglio licenziarli, li licenzio. E non me ne frega niente. Pensandoci, credo che se anche ci fosse un mio salariato a cui sta morendo il figlio, se non viene a lavorare, lo licenzio. Che se ne frega. Non parliamo poi della religione. Ci ha sempre aiutato con la scusa che è Dio a decidere di tutto. Siamo riusciti a far sentire ogni essere umano schiavo, schiavo del suo destino e quindi schiavo di ogni padrone. Furbi, eh? Ti sembra che se io veramente fossi religioso potrei comportarmi così? Usare per i miei interessi gli esseri umani, l'ambiente? Ah, a proposito, i rifiuti tossici per me non sono un problema. Ho trovato che mi sotterra. È un campo di grano, ma chi se ne frega? Siamo in troppi. Già, siamo in troppi. Anche questo ci è riuscito bene. Siamo stati in grado di alimentare l'odio della differenza. Fantastico il razzismo, l'immigrazione, la violenza sui deboli, sugli animali. Siamo riusciti a chiuderli nel loro guscio, nella paura del diverso. Li abbiamo fatto pensare che quelle poche cose che hanno se le devono tenere strette, strette e fare attenzione all'altro. Siamo riusciti a dividerli su tutto, una grande vittoria. Anche la vittoria è l'odio fra i poveri. E magari, visto che sono in tanti, speriamo che si ammazzino tra di loro, così puliamo un po' le strade. Pensa che siamo anche riusciti a riempire i vizi, senza i quali come potrebbero vivere il consumismo e di conseguenza il capitale? E non ha idea di che cosa non farebbero per i loro vizi, una vera conquista, anche il vizio. E ancora non ti ho detto l'importanza delle donne, sono lo sfogo sociale dell'unico possesso e senza potere dell'uomo. Una salvezza, sfogando la rabbia su di loro, in qualche modo viene meno la voglia di lottare. È vero che a volte esageriamo uccidendole, ma chi se ne frega, una in meno, del resto che se ne sono le donne. Io moglie solo per rappresentanza e per scopare bene me le pago. E quindi, guadagnando di qua e di là, senza alcuna morale, quest'anno per me è stato uno splendido anno. A gennaio avrò un incremento del mio capitale del 300%. Va bene, a questo punto ti auguro un buon anno a te e alla tua famiglia. Il mio inizia molto bene. Viva il 2019! Thank you.
Balconcino, io ti amo. Mi è uscito proprio di slancio, io ti amo. Amo il tuo mondo, come canti, come fai ridere, la tua musica, il tuo teatro, le tue poesie. Un amico ci ha presentato uno sguardo, poche parole, ed è quel momento tutto è cambiato. Sei entrato in me con la luce che fa vivere la vita, mangiando insieme, pensando, respirando, sognando insieme con gioia. E ti amo in ogni momento, in ogni minuto, in ogni giorno. Mi fai stare bene dirlo, mi fa stare benissimo dirlo. Ti amo per l'incontro tra i mondi, per la tua anima, per la tua grandezza, per l'entusiasmo e per la bravura che ogni domenica sostieni. Balconcino. Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso. Ah, basta, è terribilmente stonata. Buon anno, amici. Grazie. Salga il bambino con la lotteria. Oggi l'ultimo balconcino vincerà l'ultimo... l'ultimo premio, oggi un premio speciale. Chiara Paci, per la mamma di Giordano Bruno e tutti i giovani rivoluzionari. Lì dove nessuno quello lì che non ha mai vinto, sai, quello che sempre si appiccica, quello prendi. Vediamo, vai, vediamo chi ha vinto, vediamo chi ha vinto. Lui, il Mufaku, che ce l'ho in tasca. 507, io non so come mettono questi. Eccolo, è una femmina, è incredibile. Sali. Va bene, adesso quindi hai un minuto di comizio, puoi anche dire alternativa come sei finita qua, come dire così, per raggiungere un po' di romanticismo. Sono finita qui insieme al mio fidanzato e a dei suoi amici. E qua? Sì. Dobbiamo ringraziare lui. Beh, ma com'è stato? È stato come te lo aspettavi? Ma lo conoscevo già un posto. Ma sei torinese o sei? Sì, sono torinese. Sei proprio torinese, doc. Abbiamo pure una vincitrice, per la prima volta nella storia del balconcino c'è un torinese vero che vince. Va bene, Gabriella D'Alfara, la nostra attrice, io ti premio con questo nuf. Tu hai un telefonino moderno con NFC? Bene? Ok, adesso vediamo se funziona, perché se non funziona è una truffa. Devi avere attivo NFC, tutti hanno NFC, chi non ha NFC?
lo swappi e lo ascolti. Va bene? Va bene, lo facciamo dentro, poi facciamo sapere. Congedo letterario. L'ultimo balconcino, guarda caso come capita, lo chiude, ci congeda, diciamo in questo modo, underground, proprio il regista e scrittore che ha fatto il storico film The Last Balcony. Vedi come lui era avanti, tre anni fa, The Last Balcony era anche in concorso del Torino Film Festival, lo sappiamo, poi è finito in tutte le sale cinematografiche di un certo renommé, di un certo, diciamo, ok? Underground. Bene, Bruno Panebarco che ci ha cresciuti con il suo libro Fedeli alla roba, poi ne ha scritto altri, un piccolo congedo, un'omelia alla Bruno Panebarco. Un grande applauso a tutti voi, grazie per il vostro sostegno, per le vostre donazioni. Ciao a tutti. Bene, io come al solito leggerò qualcosa da questo romanzo, Fedeli alla roba, scritto, pubblicato nel 2004, quindi sono ormai 14 anni che esiste, che gira, sconvolge un po' di gente, di menti, di persone, e vi leggerò un brano che io chiamo l'amore al tempo dell'eroina, perché allora l'amore è sempre una cosa complicata, figuriamoci quando c'era l'eroina che girava a tonnellate, era veramente un gran casino. Quando verso metà aprile arrivò Claudette, non troppo oberato dai soliti problemi di sbattimento, passammo insieme una settimana da sogno. Innamorati pazzi, ce ne andammo a ballare nei locali alternativi e poi a notte fonda a fare l'amore in collina, come la prima volta, o nell'appartamento di Via Guala. Le spiegai la mia situazione problematica con la roba, il mio rapporto mai risolto con il mostro mangiavolontà, chiedendo la sua comprensione e il suo aiuto. Facemmo progetti e piani per il futuro, esternandoci il desiderio di poter vivere un giorno insieme. Claudette, come sempre, era gioia ed energia allo stato puro. Dopo che fu partita, per una settimana mi scrisse una lettera al giorno. Erano missive appassionate, piene di sentimento, mai banali. Trasudavano sensibilità ed intelligenza. Invece di accogliere e nutrirmi di tutta quella passione e sentimento, mi nascondevo dietro la miserabile facciata da disperato bisognoso d'amore. Finì col mettermi con una ragazza che era la perfetta antitesi di Claudette. Era una specie di maschietto sotto mentite spoglie, un ermafrodita dal viso dolce di donna su di un corpo magro e piatto, completamente sprovvisto di attributi. Ma non era questo, in fondo, che la rendeva una persona fuori dal comune. Tutta la dolcezza del suo viso sarebbe bastata a sopperire alla mancanza del suo corpo sgraziato. La cosa strana era che tutto il suo essere, i suoi interessi erano incentrati su un unico argomento: la squadra di calcio della Juve. Oltre la roba, nella sua vita non c'era altro. Ogni suo discorso partiva e finiva lì. Poteva parlare per ore del gruppo di ultra, di fedelissimi sostenitori della squadra con il quale la domenica andava sempre a combinare qualche casino. Impossibile parlare con lei di un libro o di un film. L'unica variante discorsiva riguardava la sua disastrosa situazione familiare. Pare che sua madre avesse per lei un rifiuto totale. Giuseppina, questo è il suo nome, ne soffriva tantissimo. Probabilmente questo era la base di molti suoi problemi.
Il nostro rapporto era una specie di società di mutuo soccorso. Insieme cercavamo i soldi per la roba, insieme bucavamo. Ogni tanto facevamo un po' di sesso per giustificare il fatto di essere compagni. Quando Giuseppina rimase incinta e me lo disse, rimasi stupito. Con un'autoconvinzione molto originale e senza prendermi la briga di constatare se l'idea potesse avere un valido riscontro a livello scientifico, ritenevo che il mio liquido seminale fosse irrimediabilmente danneggiato da anni di assunzione di eroina. È inutile allo scopo procreativo. Giuseppina, senza troppi indugi, decise di abortire. Quando arrivò il giorno dell'intervento, le domandai: vuoi che ti accompagni? Lei rifiutò. Me la posso cavare da sola. Non stetti tanto a insistere. Ero libero da una fastidiosa incombenza. Trastullandomi con l'idea di essere stato quasi padre, passai la giornata ritenendola alla stregua di tutte le altre, appena turbato dal pensiero di ciò che Giuseppina avrebbe provato in quei momenti. Grazie. Ciao, siete bellissimi. Se vi interessa, lì ci sono i romanzi, c'è il brûlé. E auguri, buon anno. Ciao.